messaggio di uno spettacolo, specialmente quando trattiamo un argomento che si studia nelle scuole come sotto forma didattica, è sempre rischioso cercando appunto di usare un linguaggio comunicativo che loro possono comunque divertirsi, ma allo stesso tempo rispettando la drammaturgia originale dell'autore. Ho fatto tanto teatro per le scuole tanti anni fa, poi ho smesso per un periodo. Ultimamente, facendo tanta radio e tanti locali, incontro un pubblico molto giovane, ed incontrarlo anche di mattina è stimolante e divertente, e rende magari anche appetibile per loro, che mi conoscono più come personaggio radiofonico e di locali che non come attore, degli spettacoli che magari si sanno i ragazzi vanno la mattina nei teatri a far baldoria. Avendo in scena un personaggio che loro conoscono bene e che magari ascoltano anche tutti i giorni alla radio, diventano anche più incuriositi, quindi è uno scambio molto divertente. Com'è lavorare con Fabio Brescia? Allora, per quanto mi riguarda, io sono 10 anni che lavoro con lui in compagnia, un grande strione, un grande compagno di lavoro, un grande professionista, e quindi è stato appunto per me un grande onore poterlo dirigere in questo spettacolo. Come bisogna fare per avvicinare i giovani al teatro? Bisogna portarceli con la forza. La coercizione è l'unico modo, e così poi loro dopo si possono affezionare e rendere conto. Ecco, per esempio, portare un personaggio come me in scena che loro conoscono attraverso mezzi che ascoltano tutti i giorni è un buon modo per avvicinare i ragazzi al teatro. Sì. Ci divertiamo noi, è automatico che anche il pubblico che ci ascolta e ci guarda si diverte.